Buongiorno Fiat. Salve, buongiorno, sono il presidente Vendola. Avrei piacere di parlare col dottor Marchionne. Un attimo, prego. Sì. Allora, ancora un attimo, mi scusi perché devo fare... No, sì, si preoccupi, insomma, prende il tempo necessario. Sì. Posso nel frattempo dire tutta la mia ammirazione per lei. Sono molto onorata di parlare con lei. La ringrazio. Prego, un giorno. Arrivederci. Siete in attesa di essere collegati. Le passo al dottore, grazie. Sì, grazie. Dottor Marchionne, grazie. You are waiting to be connected to the... Pronto? Pronto. Sì, dottor Marchionne, buongiorno. Buongiorno. Salve, la disturbo? Spero di no. Dica, no, sono appena arrivato dall'America, dica presidente. Sì, nulla, io volevo innanzitutto dirle che lei da italiano sicuramente avrà un occhio di riguardo maggiore nei confronti di questa situazione, penso. Ma guardi, presidente, la posizione della FIA su questo è stata di una chiarezza incredibile. Credo che abbiamo fatto una proposta estremamente ragionevole ai nostri lavoratori, c'è cioè una proposta di investimento nello stabilimento di Mirafiori che è piuttosto che di sostanza, parliamo più di 1 miliardo, dobbiamo convincere anche i nostri partner americani a entrare in questo progetto, lo sa meglio di me, questo è un fatto pubblico e sono impegni che dobbiamo rispettare perché non è soltanto un impegno verso un gruppo di istituzioni finanziarie americane, ma l'impegno verso il governo americano a livello più alto. Quindi... Ma i lavoratori italiani non li teniamo in conto, Sergio? No, ma li teniamo completamente in conto. Infatti l'impegno che abbiamo preso è quello di dare a loro una grandissima un insieme di prospettive per il futuro che è più unico che raro. Abbiamo 2 punti di vista su come proteggere i loro interessi andando avanti. Io credo che dobbiamo aspettare il risultato del referendum e sulla base di quei risultati là gestire il futuro da quel punto avanti, perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro negli scorsi 6 anni e mezzo appunto per ridare credibilità al gruppo. Non me la posso giocare in una maniera diversa. No, ma è pericolosissima, guardi presidente, glielo dico onestamente, qui in Italia non si capisce il rischio che stiamo correndo a livello internazionale se non abbiamo il coraggio di affrontare questo atteggiamento sclerotico nelle relazioni industriali e portare il discorso avanti per il bene della Fiat e il bene del paese. È ovvio che abbiamo 2 posizioni differenti nella risoluzione di questo problema. Io spero di farti cambiare idea leggendoti, anzi reppandoti, se me lo concedi, una lettera di un dipendente della Fiat. Te lo leggo un attimo allora. Sergio? Sì, sono qui. Sì, ecco. Allora. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex FS93, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde e vado in bianco del mio conto in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Che ne pensi? Non assolutamente niente da dire, perché questo è esattamente il tipo di realtà che stiamo cercando di cambiare. Di cambiare, va bene. Sergio, io ti ringrazio. Ti ringrazio, se tu me lo concedi, insomma, faccio qualche dichiarazione in merito a questa telefonata. Visto che sono Nicky Vendola, ma Nicky Vendola di RDS. Come vuole. La ringrazio, presidente, ci sentiamo. Tutti pazzi per RDS.